Io ho conosciuto l'odio, ho conosciuto cosa vuol dire diventare un rifiuto di quella società civile alla quale credevo di appartenere. Ho sentito le parole dell'odio, odiose e insultanti, e poi ho visto con i miei occhi la messa in opera del programma feroce preparato dall'odio. Più tardi, quando ho trovato la forza di raccontare, guardavo e guardo ancora adesso gli occhi dei giovani che mi ascoltano e spero molto in loro, forse future candele della memoria. E stasera, non da nonna come mi presento di solito nelle scuole, ma da madre, guardo negli occhi tutti questi meravigliosi figli con la fascia tricolore e tutti i semplici, straordinari cittadini che sono venuti qui per testimoniare loro, a me nonna che testimonio da 30 anni contro l'odio, sono venuti qui per gridare basta odio, parliamo d'amore. Voi sindaci, tra le mille difficoltà della vostra carica, mezzi limitati, decine di richieste pressanti di persone con mille problemi economici, familiari e sociali che sboccano spesso fatalmente nel bisogno di incolpare qualcuno, di odiarlo. Voi avete una missione molto difficile e apprezzo tantissimo che abbiate voluto lasciare per qualche ora i vostri compiti per questa stupenda, per me, occasione. Il vostro impegno può essere decisivo anche nella trasmissione della memoria. Nell'Italia degli 8.000 comuni c'è un giacimento straordinario rappresentato dalla storia delle nostre comunità. Una storia che inevitabilmente non potrà più essere tramandata da noi testimoni, ma che resta legata ai luoghi, ai nomi delle vie, alle lapidi, alle rare vestigie ebraiche, alle pietre d'inciampo, ai monumenti, ai musei e agli istituti storici, alle celebrazioni delle ricorrenze nazionali e cittadine. Sta a voi. Sta alla sensibilità delle amministrazioni comunali fare in modo che questo giacimento non venga abbandonato, fare sì che quelli che possono apparire ripetitivi rituali e fredde lastre di pietra si trasformino invece in occasioni antiretoriche per rinnovare quel patto tra le generazioni che è la memoria di ciò che è stato. Perché l'odio si combatte anche tenendo viva. Perché l'odio si combatte anche tenendo viva una memoria condivisa delle tragedie che le generazioni passate hanno patito proprio a causa della predicazione dell'odio. E nell'oblio della nostra storia che passa il messaggio dell'indifferenza. Stasera non c'è indifferenza. Stasera non c'è indifferenza, ma c'è un'atmosfera di festa. Cancelliamo tutti insieme le parole odio e indifferenza e abbracciamoci in una catena umana che trovi empatia e amore nel profondo del nostro essere uomini e donne giusti, forti e liberi nelle loro scelte di vita. Grazie, grazie dal profondo del cuore. Adesso
un momento, permettete, dedicato, no, giustamente Liliana dice facciamo un momento di silenzio, un momento di silenzio e di riflessione. Non lo chiedi, stiamo facendo.